Ciao ragazzi, allora oggi dovevo parlarvi del fatto che è accaduto e che ho caricato anche il video, solo che non so per quale motivo, credo copyright della canzone, credo, non è riuscito a caricare del tutto e quindi dovevo spiegarvi un po' in breve ora mentre vado in moto cosa è successo. Allora, praticamente, per chi non l'avesse visto l'altro video che ho caricato, il giorno del raduno due ragazzi hanno fatto un frontale in moto nel pezzettino che andavano avanti e indietro a impennare e praticamente sono intervenuti forze dell'ordine e ambulanza con l'elisoccorso, e questo fatto ha suscitato un interesse tra i giornalisti, principalmente uno che ha fatto un articolo sul raduno. Praticamente dopo che ha fatto uscire questo articolo sul raduno c'era il mio nome nell'articolo, solo che io non ho mai detto che volevo che ci fosse. Allora io, dato che non volevo che il mio nome fosse pubblico per svariati motivi, soprattutto le privacy, ho scritto al giornalista e chiedigli qual è stato il problema per quale ha messo il mio nome e tutte le cose per sapere un po' in generale. E dopo questo, credo, lui se la sia presa con me e allora non so da dove è andato a prendere un mio video che c'era sul mio profilo Facebook, non so come l'ha anche scaricato, e quindi ha fatto un articolo con questo video, e praticamente in questo video ci sono due ragazzi che percorrono una strada ad Albavilla, Albese, boh, non mi ricordo, che è un paese che è qua vicino, e uno impenna e l'altro praticamente gli tocca la ruota mentre impenna, solo che la moto aveva la mia targa e quindi pensano che sia stato io, e allora mi vogliono accusare per sta cosa, che è una cazzata, anche perché primo non sanno chi era fatto quell'impennata, poi su un video su Facebook girano 10.000 su ste robe, hanno preso proprio il mio perché questo qua se l'è presa con me, ed infine a quanto pare vogliono venirmi a prendere la moto, ritirarmela per 2 mesi, però non è ancora del tutto sicuro questo fatto, e quindi io vi farò sapere su come va avanti questa storia e se migliora, se non mi fanno niente, perché ormai è già 2 settimane quasi che il raduno non c'è più e il mio nome lo sanno dove sono, dove abito, tutto, e stranamente non sono ancora venuti. Ciao. E niente, speriamo si concluda al meglio. Se potete lasciatemi un like, condividete questo fatto anche con altri vostri amici, perché è proprio una vergogna, e niente, se potete farmi questo favore mi farete felice. Molti condividono questo fatto che è una cazzata, che eccetera, tutte queste cose, quindi niente, lasciate un like e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao. Ragazzi, importante, allora, questo martedì farò uscire un video speciale che ho registrato con sonno, con un amico che ha un Usaberg TE125 Motard, che si chiama Alberto Fiori, anche lui ha un canale YouTube, seguitelo. E niente, quindi per lo più il tutto tornerà alla normalità, i video ci saranno e spero che non ci siano ulteriori problemi come vi ho già detto.